No, solo sul piano tecnico. La parola all'assessore, la RAM. Sono state fatte accuse dei porti, dei miei confronti, mi dà meno la parola e il diritto di replicare. Allora, ho sentito parlare di esternalizzazione di tributi, va bene? Ho sentito parlare di tante belle cose, anche dal consigliere Dorico Russo, che lo esorto sempre a pensare che lui è consigliere di una città di 100.000 abitanti e quindi di essere molto ligio alle cose, di non offendere le persone, siamo anche nella sfera personale. Allora, quindi di essere un po' più seri, soprattutto seri. Assessore, allora, io non puoi entrare nel presidente del Consiglio Comunale. Allora, io è importante dire una cosa che mi è stata accusata del fatto che la mia dice la cosa e la mia parola del Consiglio Comunale per non è a facoltà. Allora, il bilancio non è stato fatto a casa mia, non è che non è stato fatto, mi a casa di vada sul bilancio. Allora, ci ho il verbale firmato il 6 aprile 2010, oggetto, conferenza di capogruppo per il bilancio del 2010. Sono presente, dottor Massimo Iuccio, assessore alle finanze, signor Mauro Ferraro, la presidenza del gruppo Misto, dottor Storti Sanciso, assessore al commercio, signor Pugliese Pasquale, capogruppo di PC Nuovo, signor Perla Antonio Assente, capogruppo di Pugliese, funge da segretario importante, no, è assente al verbale. E la segna per fare. Io non ci ho filmato, ho pagato, cioè, assessore, gentilmente, grazie alla tenda, o sicuramente, dovete leggere quello, sto leggendo il conto del Consiglio Comunale, sto leggendo il decreto del sindaco, sto leggendo, insomma, lo sto leggendo. Allora, sto leggendo, Presidente. Allora, prende la parola l'assessore Massimo Iuccio, il quale illustra la dinamica con cui si è andato ad approntare il nuovo bilancio di previsione per l'anno 2010, che risulta essere rafforzativa. Un attimo di silenzio, perché altrimenti non riesco. Ma lei non può continuare ad andare su questo leggendo il Consiglio in maniera politica, lei si deve rapportare al fatto tecnico e basta. Allora, non è, io faccio la politica, mi è stata accusata di fare il bilancio a casa mia e io non ho fatto a casa mia il bilancio. Nella relazione programmatica approvata dalla maggioranza c'era l'esternalizzazione dei tributi, sta arrivando adesso la farmatoria e non solo c'era nella relazione ma c'era nella parte strutturale tecnica del bilancio uguale a quella di quest'anno. Allora mi fate capire chi è che l'anno scorso era favorevole all'esternalizzazione e oggi non lo è. Allora vi dico che quando approvate qualcosa imparate a leggere. Non è stato detto da nessuno, non è stato fatto da poco.